Uno mattina in famiglia. Pensieri stupendi. Lei dice che non poteva diventare una sportiva anche perché doveva correre dietro ai suoi tre fratelli più grandi, però poi, quando è nato, uno zio giornalista fece pubblicare sul quotidiano, sapete quel trafiletto, è nata, tutti quanti contenti e felici. Beh, insomma, questo sarebbe stato, buongiorno Ferrari, grazie per essere qui. Questo sarebbe stato solo il primo di una lunga serie di articoli che avrebbero poi parlato di lei. Perché? Perché è diventata una star internazionale della scherma, fioretto singolo e a squadra a campioni di cuore, Margherita Granbassi. Esattamente, pensa che lei è una ragazza solare, sorridente, allegra, malgrado quando la vediamo che opera e che ha il fioretto in mano sia piena di grinta e soprattutto molto seria. E pensa che quando era piccola a scuola le davano sempre delle note scrivendo Granbassi è sempre dietro a ridere, perché lei rideva in continuazione, poi soprattutto iniziava a ridere e non riusciva mai Guarda, a smettere. Le note portano bene a chi le prende a scuola, credimi, ne so qualcosa. A 12 anni era già una campionessa in erba. E a casa come hanno vissuto questo suo impegno sempre più importante, per esempio? Perché poi ti risucchia in maniera totale. I genitori l'hanno sempre sostenuta, soprattutto la mamma, che è una grande appassionata di scherma fin da piccola, ed è lei che ha sempre accompagnato Margherita anche dalle elementari, che faceva orario continuato a scuola. Usciva alle 4:30 con la mamma, prendeva la macchina, andava da Udine, da Trieste fino a Udine per andare ad allenarsi, e durante il tratto in autostrada studiava le lezioni, perché altrimenti non avrebbe potuto studiare. 5 giorni sui 5. Una santa praticamente. Sì. Oh. E non ha mai mollato. Dopo aver vinto con le azzurre le Olimpiadi e i mondiali di scherma, e dopo una sfortunata serie di infortuni, si è presa del tempo però anche per misurarsi in altri settori. È vero, l'abbiamo vista in televisione come presentatrice, poi come commentatrice sportiva. Non se l'è cavata male. È vero, e poi lei, che si definisce un legno, ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, tu ne sai qualcosa. Io ho un bel tronco, io. Esatto, andreste d'accordo. Foresta amazzonica, io. E noi siamo andati a trovarla a casa sua tra un allenamento e l'altro, proprio qui a Roma. Sempre con Riccardo Nisini? Sempre con Riccardo Nisini, secondo non me... può mancare. Vabbè, andiamo. Ciao Margherita. Ciao, buongiorno. Buongiorno Roberta, ben arrivata. Grazie, ma che bella, che luminosa. Grazie. È grazie. Solare come te questa casa. Sì, sì, beh, la luce è fondamentale, insomma, ti mette, ti riempie un po' di energia quando ti svegli al mattino. Da quanto tempo sei qui? Abito qui dal 2010 circa, anche se non ci sono stata poi così tanto, insomma, perché ci sono state un po' di situazioni che mi hanno portata anche lontano. Io ho letto che tuo zio, che è giornalista, ha scritto un articolo bellissimo quando sei nata. Sì, 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 è lo zio di papà, quindi il mio prozio, zio Manlio, ha fatto questo regalo, diciamo, quando sono nata. Parliamo dei tuoi inizi. Hai iniziato da piccolina, già a 10 anni le prime vittorie. Sì, 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 ero già tra le bambine più brave, ma soprattutto ero tra le bambine che si divertivano di più. Grandissimo entusiasmo ogni volta che si doveva partire per una gara, molta emozione, perché sono già da bambina ero molto, molto emotiva, le sentivo, ma insomma facevo quello che amavo, e per questo ho continuato, diciamo, finora. Ho letto che hai avuto l'opportunità di incrociare la lama con i tuoi idoli. Che emozione è stata? Beh, è stato bellissimo. Mi ricordo quando sono stata convocata ai primi ritiri con la nazionale e ho incontrato i miei miti. È stato bellissimo, mi ricordo con le altre matricole ci confrontavamo, ma tu quante stoccate hai messo a quella lì, ma te che cosa ti ha detto? Ma insomma è stato veramente bellissimo, e poi è stato ancora più bello condividere anche un percorso agonistico con quelle stesse persone che erano i miei miti. Senti, ho visto che ci sono tantissime medaglie relative alle tue vittorie, qual è quella più significativa, se c'è, soprattutto quella più emozionante? Beh, sicuramente quella che ho vinto ai campionati del mondo di Torino nel 2006, medaglia d'oro al mondiale individuale, per cui una grandissima soddisfazione personale, che però è stata anche una vittoria di gruppo, perché siamo state bravissime, abbiamo riempito tutto il podio, quindi oro, argento e bronzo, è stato tutto fantastico. E devo dire che siete riuscite a emozionarci, perché ce lo ricordiamo veramente tutti. La
dottoressa Granbassi è tornata ad allenarsi da qualche mese. Ed ad allenarsi con costanza tutte le mattine e tutti i pomeriggi con un grande preparatore atletico che è Guido Brunetti e anche con un allenatore cubano, Elvis Gregory, per cui mattina con uno, pomeriggio con l'altro. Potrebbe anche imparare a ballare a questo punto con l'istruttore cubano. Ci ho detto, ma ha mai pensato da piccola di fare qualcosa di diverso dalla professione di schermitrice? Allora, il suo sogno è sempre stato quello di fare la giornalista televisiva, perché ha un prozio giornalista, un nonno giornalista, per cui sì, che scrivevano tra l'altro per il Piccolo di Trieste, entrambi. Quindi voglio dire. Per cui ha sempre avuto questa passione e secondo lei è stato proprio Michele Santoro a leggere questa particolarità, a desiderare che lei partecipasse ad Anno Zero proprio per questo motivo. Trasmissione che l'ha trasmesso veramente tanto, perché ha detto che facendo la sportiva e viaggiando molto non aveva il contatto reale con la vita di tutti i giorni. Grazie a questa trasmissione si è resa conto dei veri problemi. E a proposito di problemi, di cosa occuparsi oltre che di sport? Lei oltre che di sport è un'appassionata ovviamente di tante discipline sportive, le piacerebbe per cui continuare ad andare in barca a vela, in bicicletta e praticare i suoi soliti sport, ma purtroppo a causa degli acciacchi che sono stati tanti e degli infortuni non può più farle come prima. Poi le piace cucinare perché è una grande mangiona. È secca come un chiodo. Ma perché si allena tanto e ama tanto cucinare, soprattutto il pesce, i primi di pesce e anche ovviamente il pesce come secondo, per cui le piace tanto, è tifosa anche della Juventus. Una macchia ce la doveva avere, qualcosa, pure da qualche parte. Per te doveva averlo. No, so che si impegna molto anche sotto il punto di vista del profilo sociale. Hai detto proprio bene, la testimonial dell'AIRC, però non ti dico altro perché ce ne parla lei nell'intervista che vedremo tra poco. Bene. Margherita, tu sei molto impegnata nel sociale, sei testimonial dell'AIRC. Penso che sia comunque una grande opportunità quella di poter aiutare le altre persone, gli altri, dare il proprio contributo, ovviamente ognuno a modo suo, io non potrò mai fare la ricercatrice scientifica, certo. Ma cerco di insomma, dare messaggi positivi alle persone e di, in questo caso soprattutto chiedo a tutti quanti di prendere in mano il telefonino, digitare il 45503, perché in questo modo possiamo aiutare veramente in maniera molto molto concreta l'Associazione Italiana Ricerca Cancro. Mi raccomando, telefonino. Parliamo di tuo papà, appassionato di quadri, di oggetti d'antiquariato. C'è un oggetto in particolare in questa casa che ti ha regalato che ha una bella storia? Ma in realtà ce ne sono molti. Diversi. Diciamo che quasi tutti gli oggetti d'arte che ci sono qua dentro sono merito suo. Arrivano a papà. Mi ha trasmesso parecchio, insomma, di questa sua vena, diciamo, di questa sua passione per l'arte e anche un po' della vena artistica e creativa. Che brava, esattamente, perché sai disegnare molto bene, anche se non hai mai studiato disegno. E io, diciamolo, confidiamolo ai nostri amici a casa, ti ho fatto fare anche una vignetta, perché tu sei molto brava a fare vignette. Tiberio, eccoti qua. Guarda cosa ti ha fatto Margherita. Vedi, questa è l'aquila della Lazio, di cui so che sei tifoso. Chiaramente l'occhio azzurro che non poteva mancare in primo piano. Hai visto che sorpresa? Sì. Eccola qua. No, mi somiglia. No, carina. Ce l'ho qua e te la consegno. Grazie. Personalmente da parte sua. Grazie alla Granbassi. Poteva fare qualche sopracciglio, cioè il sopracciglio non... No, ce l'ho... È più folto. Boh, vabbè, comunque, grazie. Però Margherita, hai visto che aveva poco tempo, l'ha fatta lì al momento. Vabbè, bravo. In pochi minuti c'ha, come brava. Si suol dire, la mano. C'ha... Eh sì. Dunque, Margherita ha compiuto 34 anni a settembre. Segno zodiacale vergine, probabilmente. Sì, bravo. Ha una lunga esperienza sportiva alle spalle con grandi soddisfazioni. Potrebbe essere appagata, invece...
Beh, allora, guarda, il suo obiettivo futuro non è professionale, ma è soprattutto personale, perché lei si ritiene una ragazza molto fortunata, malgrado sia stata molto sfortunata per gli infortuni, però guarda sempre il positivo. Si vede che è il suo karma. È vero, è vero. Dice che è stato positivo anche quello, perché le ha insegnato molto, e vorrebbe potere di conseguenza aiutare gli altri. E questo grazie anche a una zia, che è la sorella del papà, che sono 50 anni, che si occupa delle persone bisognose. Ma dai. Le trasmette un senso di serenità e di pace. Che bello. Che fa sì che lei voglia occuparsi di questo. Poi dal punto di vista professionale, ovviamente l'obiettivo maggiore sarebbe quello delle Olimpiadi del 2016 di Rio, però dice non so se riuscirò, io mi impegno al massimo ad arrivarci. Secondo me capatosta com'è ce la può fare. Brava, anche secondo me. Il motto se l'è appena tatuato sul braccio, pensa, settimana scorsa, perché lei non amava i tatuaggi, ed è Today is a good day, perché oggi è un giorno buono come tutti i giorni, perché lei è una positiva e vuole pensare a questo ogni volta che si sveglia. Margherita Granbassi, grazie a Marco Ferrari.